Ciao a tutti gnaccheri, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mushix e come per ogni episodio, anche oggi inizieremo mettendo su questo muro tre di voi che appunto sono stati estratti o comunque che hanno lasciato dei consigli. Il primo estratto è Ender Gamer Gamer, il secondo è Roberto Giambona e infine abbiamo Loredana Caradonna. In pratica vi riassumo quello che ha detto. Mi ha praticamente consigliato di fare qualcosa di segreto, comunque sotterraneo, e oggi seguiremo più o meno il suo consiglio. Infatti voglio fare finalmente, cioè voglio almeno iniziare in questo episodio di le farm vere e proprie di animali. E prima stavo girando proprio qui un po' per questo mondo e voglio farlo praticamente lì. Ragazzi, ho in mente qualcosa di davvero fantastico, cioè a me piace tantissimo come idea. Siccome lo voglio fare scavato nella montagna, voglio fare avanti alla montagna le statue, uno statue, non lo so, insomma, le teste degli animali. Voglio fare le quattro teste degli animali, una sopra l'altra, e tipo si entra dentro la bocca degli animali, o comunque anche di un solo animale, quello che magari sta più in basso, e dentro si entra appunto nella farm vera e propria. Sapete che vi dico? Siccome per fare tante lane di colori diversi ho bisogno di suddividere tutte quante le pecorelle in vari settori, ragazzi, la prima che andremo a fare sarà quella, cioè sarà la testa della pecora. Anche perché già ce l'ho un po' di clay, ho già la lana bianca, cioè la testa è molto simpatica, è molto carina, quindi andremo a fare quella della pecorella. Allora, andiamo nel magazzino. E ragazzi, il magazzino, ho già iniziato a suddividere un po' le robe. Ho messo qui i blocchi di legna, tutti i tipi di legna che ho. Qui gli scalini, gli slab, poi vabbè, insomma, vedete un pochettino. Ancora non ho finito il cibo, i semi e tutto il resto stanno dall'altra parte, quindi vabbè, scialla. Ho bisogno della clay, un po' di clay, in realtà uno stacco dovrebbe bastarci. E a dirla tutta, ragazzi, sono alquanto ignorante, la clay cotta diventa direttamente quel colore lì tipo bianco oppure no? Perché mi serve il colore quello primario della clay. Ok, no, diventa terracotta di un colore smorto che a noi non serve, quindi devo per forza cuocerla tutta quanta, anzi la smezziamo. Allora, dovrebbe qui aver finito. Il problema, ragazzi, è che non so esattissimamente come si faccia il color magenta. Perché, ok, il nero con la sacca d'inchiostro, il rosa, vabbè, il fiorellino, comunque l'ho trovato, una pecora rosa, quindi poi l'ho fatta riprodurre e così via. O comunque, no, non mi ricordo, mi sembra che noi il rosa abbiamo ottenuto facendo fare fichi fichi a una pecora, una pecora rossa con una bianca, ecco come avevo fatto. Con i lapislazzuli e forse il colore rosso si fa il magenta. So che con la farina d'ossa poi vabbè si fa il bianco e così via. Ovviamente ragazzi, se volete essere voi, anche voi salutati e messi sul muro degli gnaccheri, molto 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 semplicemente dovete condividere il video, questo video, e scrivere hashtag gnaccheri. Ricordatevi che se non condividete non potete letteralmente essere estratti. Ho bisogno comunque sia anche di ammazzare qualche squid. A caccia di squid! A caccia di squid! Qui, vieni qui, amore mio! Spero si veda, non vedo niente, manco io, ok? L'ho avuta. Allora, mi faccio subito instant le cesoie. Ok, prendiamoci un bel po' di lana di tutti quanti i colori. Rosso, gialla, bianca, blu, verde, arancione, grigio. Tutta la lana. Anche se in effetti tanto tra un po' le dovrò ammazzare tutte quante queste pecorelle. Mi dispiace, ma è la dura verità. Vediamo un pochettino il nostro bottino. Abbiamo rosa, bianca, rossa e giusto una sola nera. Allora, se questo lo rendo del colorante, ok, e lo metto vicino al blu, fa il purple, ok, anche se non è magenta. Al Bob Grinder! Per vedere di prendere un po' di farina d'ossa. Se ci metto il rosa e magari lo scurisco con un po' di rosso, niente lo stesso, mannaggia! Ok, appena visto sulla wiki, si fa così il magenta, porca di una miseria. Vedi un pochettino se devo aspettare, cioè devo fare tutto sto casino per avere questa tonalità un po' più chiara. Allora, rechiamoci verso il monte farm, a quanto pare. No, lo voglio fare più alto, voglio proprio in alto lo voglio. Che tanto qua prima o poi dovrò radere al suolo tutto il villaggio dei villaggeri. Lo so che mi odieranno a morte, però saranno tutti quanti relegati da qualche parte. Magari farò una bella stradina che così sarà tutto molto più semplice, molto più easy. Però in effetti quasi quasi posso iniziarla un po' più in basso. Una volta
preso in mano tutto quello che ci serve, direi di iniziare immediatamente la costruzione. Quindi, allora, partirei dal basso, quindi 1, 2, 3, 4, poi 5, 6, dai, 7, 8 dovrebbe bastarci. Buttiamoci al suolo e andiamo a fare tutto il nostro quadratino. Sì, dai pecorelle, che così avrete anche voi una bella casa in cui stare. Blocco, 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 blocco. Qua si va anche ancora più sopra, che 1 e 2, 1 e 2. E quello sopra dobbiamo toglierlo. Avrà una faccia stupidissima, ovviamente. Tutto il resto dobbiamo ricoprirlo con la terracotta bianca, che in realtà ha tutto tranne che è tutto tranne che bianca questa terracotta. È già fighissima, è già fighissima! Quanto è bella! Quanto è bella la nostra pecorella! Eccoci! È spuccata di nuovo la luce! Finalmente! Almeno in 300 di voi in questo momento mi staranno dicendo contro, perché lo so, dovrei incantarmi gli attrezzi e averli sempre tutti quanti con me. E quanto non mi basta la lana, mamma mia! Indovinate cosa sto per fare per la 144esima volta? Una crafting table. Allora, ho appena fatto quello che è l'esoscheletro. In realtà no, perché lì manca una torretta di terra. Cioè, perché solo così può davvero definirsi esoscheletro. Ok. In pratica la terra diverrà lana, tutto questo diverrà lana. E qui adesso ci vado a scavare una porticina. E dopo devo scavare tutta un'intera stanza, ragazzi. E magari lunga, un corridoio, non lo so come disporlo, per far andare appunto, per farmare le pecorelle. Sopra ci andranno altre un sacco di blocchi, perché andrà la testa del maiale, la testa della mucca e la testa del pollo. I cavalli, poi andremo a fare una stalla da un'altra parte, ovviamente, magari anche altri, non lo so, ma insomma questi sono i quattro animali principali. E ragazzi, non voglio rovinare la bocca, anche perché il passaggio con la redstone, insomma, non dovrei prendere gli sticky piston, dovrei prima farmare e non c'è tempo né c'ho voglia. Di conseguenza vado a fare una porta sotto, ok? Così da lontano non credo manco si veda questa porta sotto. E noi dovremo entrare da qui sotto, in pratica, da sotto la testa della pecorella. Mi sa tanto che ci sarà un bel po' da scavare, anche perché non voglio farla claustrofobica come stanza, quindi davvero devo scavare un bel po', mi sa. Ok, ragazzi, voi avete avuto un taglio pazzesco, io invece ho passato un bel po' di tempo qui a scavare come un australopiteco che non ha nulla da fare. Ragazzi, ho scavato tutta la stanza e ho scoperto anche che questo era un punto che passava in mezzo a una vecchia miniera che ero andato a cercare. Da lontano sembra già figo così, ragazzi, anche perché poi diverrà un totem di quattro teste una sull'altra. Sarà secondo me davvero una cosa fighissima. Ora non so effettivamente se farlo uno sopra l'altro, quindi diventa molto alto, oppure fare 1, 2, 3, 4, cioè tipo a quadrato. Secondo me esce più figo se la faccio alto, perché anche da lontano si vede. C'ho il grano in mano, signore mie, c'ho il grano in mano, ok. Ecco, adesso ho paura tipo a rompere. Dai, ne rompo 1, 2, vediamo in quante mi seguono, poi tutte le altre moriranno sotto atroci sofferenze, ovviamente. Eccole qua. Tutti, vabbè, datemi però, fatemi aprire la staccionata, cavolo! Va bene, va bene, va bene. Seguitemi! Seguitemi, oh mie pecorelle! So io come trattarvi. Ecco, da 150 milioni di pecore, solo 4 mi seguono adesso. Dai, è un solo blocchettino che dovete saltare, non vi ho chiesto mica la luna. Ok, ancora si incastrano. Dai, che sono ancora un buon numero, dai, sono speranzoso. Qua ovviamente distruggo tutto, ancora si incastrano ste pecore sceme. Ecco lì, ragazzi, ecco lì. C'è il pecorone gigante. Dai, ok, sono 4. Un'altra si è persa. Va bene. Dai, seguiamola via. Ecco qua. Dai, ben 3. Dai, che facciamo il trisom. Dai, ecco. Ora c'ho un problema. Allora, sì, seguitemi. Venghino. Ecco qui la vostra nuova casa. E adesso potete fare tutto ciò che volete. Ok, qua vi chiudo. Ed è già nata la prima pecorella piccina picciottina. Pecore!
A me gli occhi! Ecco qui, sì, così va bene, beh. Venite, venite, tutti assieme. Tanto alla fine solo trainer arriveranno a destinazione, quindi... Lo so che potete salire anche voi. Grazie, grazie. Da questa parte il tu. Come cacchio ti sei... hai fatto tu? Vabbè, fa niente, non fa niente. Qui, prego, prego, venite. Venite, alla vostra destra pietra, sinistra pure. Cacchio, siete o non siete delle pecore? Oh, raga, non gliene frega più niente. Ah, ecco, ora sì. A loro due sì. E a te, signora mia, guarda, non ti ammazzo ma ti intrappolo. Tu sarai la nostra pecorella di compagnia. Ok, tu rimarrai solo in eterno e sarai la pecorella di compagnia. Vabbè, zio, tu hai avuto la possibilità e adesso muori. Inutile dirvi, ragazzi, che fine faranno tutte le altre pecore. Mi spiace dirlo, ma sarà una mattanza generale. Diciamo che avrò un bel po' di cibo per un bel po' di tempo. Anche tu schiatta male e anche tu schiatta male pure tu, schiatta male pure tu. Voi volevate sfuggire, eh? Ma non gioco mica a nascondino qui. Qui si gioca, io vi ammazzo e basta. Come quindi siamo circondati da un mondo di pecorelle, io direi di fare qualcosa di davvero molto figo e bello assieme a loro. Ossia, facciamo uno shooting star! Se questo video vi è piaciuto, un bel like, soprattutto tutto, iscrivetevi al canale, questo è tanto, ma tanto altro ancora. Visitate anche il mio profilo Instagram, il link è qui sotto in descrizione, e quindi ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!